Professor Spena, presidente dell'Accademia, qual è il contributo che vi siete prefissati di ottenere con questo filone di incontri? Beh, sono molteplici, perché da un lato c'è la relazione di Don Luca Micon, che è un teologo che si occupa di biologia quantistica, e quindi tocca quegli problemi di fisica quantistica che non possono essere affrontati con la fisica macroscopica, quella newtoniana, che mette in evidenza quella quantistica, mette in evidenza delle fenomenologie assolutamente inattese. Sapere che la coscienza è uno stato della materia biologica, così come la materia inorganica è caratterizzata attraverso uno stato fisico, e creare questo collegamento è di notevolissimo interesse, non soltanto filosofico ma anche scientifico. Gli studi sull'argomento sono stati condotti da teorici, fisici, matematici e teorici di grandissimo rilievo, Sir Penrose, il collaboratore di Hawking, il recentemente scomparso, e Tegmark, che sono dei matematici di altissima levatura. Costringere un po' la comunità scientifica a occuparsi anche di questi problemi è sicuramente stimolante. Cartesio, Copernico, le loro teorie e i loro studi sono ancora attuali? Quella di Cartesio particolarmente. L'autocoscienza è un concetto introdotto da Cartesio, e la distinzione tra materia come res extensa e mente come res cogitans, e il collegamento tra i due, è qualcosa che conserva tuttora un'attualità incredibile. Lo farò notare nell'introduzione ai lavori. Qual è il messaggio che vuole lanciare con questo suo intervento? Io vorrei dimostrare soltanto una relazione tra le scienze naturali e la teologia, sì? Dal punto di vista della fisica quantistica, nanobiologia, biologia molecolare, le scienze cognitive e anche la teologia ermeneutica. Noi abbiamo un tema veramente importante adesso, la coscienza umana e l'arbitrio, il libero arbitrio. Sì. Per noi, teologi, anche filosofi, la ricerca della natura della coscienza è veramente importante. Libero arbitrio e fede vanno di pari passo? Sì, perché dall'antichità il libero arbitrio è un tema grande dei scrittori teologici, per esempio San Agostino e altri teologici hanno scritto qualche cosa su questo argomento, ma oggi noi siamo tutti interrogati per lo sviluppo della fisica quantistica, e noi vogliamo rispondere come teologi, vogliamo rispondere dove è oggi il nostro punto della partenza per la ricerca scientifica. Professor Buonanno, astrofisica, scienza e fede, quanto sono collegate queste tre cose? Sono collegate nella misura in cui le attuali scoperte della cosmologia ci richiamano proprio sulla problematica dell'inizio e della fine dell'universo. Lei sa che la cosmologia moderna richiama concetti molto difficili da interiorizzare, cioè per esempio il concetto del tempo. Il tempo veramente esiste? E forse quale sarà la fine dell'universo? Questi approcci che attualmente vengono affrontati con l'arma della fisica, l'uomo si è sempre posto con l'arma della filosofia, della conoscenza attraverso l'esame interiore della natura. Ecco, mi sembra che questa sia una connessione ben profonda. Professor Valenti, qual è il contributo delle neuroscienze in questo intervento? Le neuroscienze negli ultimi decenni si sono fortemente interrogate sul problema del sé, della coscienza in rapporto alla mente e alla struttura sinaptica del cervello. I temi che verranno trattati sono di particolare interesse proprio perché cercheranno di sondare il legame tuttora misterioso tra questa realtà oggetto della ricerca sperimentale e conoscitiva scientifica e la speculazione filosofico-teologica che c'è intorno alla persona e al suo essere.
Professor Sciarra, coscienza, scienza e fede. Come mai queste tre cose sono così unite, seppur così diverse? È perché noi non abbiamo un unico punto di vista su tematiche così impegnative come quelle della coscienza, che lei può immaginare non siano ancora risolte. Abbiamo molte conoscenze sul funzionamento del cervello con le neuroscienze, abbiamo anche modelli generali delle forme di apprendimento, però che cosa sia la coscienza, dove si individua, in che rapporto c'è tra la coscienza soggettiva, cioè la capacità di percepire se stesso mentre vede il mondo o pensa il mondo, e poi il fatto che, diciamolo francamente, si adombra sempre la possibilità che questo non coincida col corpo, e arriviamo subito all'anima, perché la coscienza soggettiva, per intenderci, il computer non ce l'ha, il computer è in grado anche di elaborare una serie di passaggi tipici del cervello e della mente, ma non ha una coscienza soggettiva per sé, per cui si immagina che ci sia un elemento che è irriducibile al corpo. Qualche altro invece ritiene che è una carica energetica che viene da una certa complessità del corpo. In questo assetto la scienza studia il funzionamento. La fede si lega ad una ipotesi di trascendenza che risolve il problema della coscienza soggettiva nell'identità personale, che è legata a un mondo diverso da quello della fisica o delle neuroscienze. Quindi sinteticamente direi che le scienze studiano il funzionamento, ma il nocciolo duro, che cos'è, da dove proviene, dove va, diciamo, è ancora un tipo di domanda che la fede affronta e che la scienza non è in grado ancora di risolvere, perché non ha le risposte compiute. Professor Masedu, com'è possibile collocare il problema della coscienza all'interno della teoria quantistica? Bene, il problema ha una data ormai lontana di nascita e rimanda al 1990 con un famoso libro di Penrose, un matematico di Oxford, The Emperor's New Mind, in cui in pratica viene collocata l'identità della persona all'interno di alcune strutture che sono nel cervello, nello specifico i microtubuli. Queste strutture hanno dimensioni tali da giustificare l'attivazione di una serie di effetti quantistici che, nell'idea di questo grande matematico inglese, sono i promotori dell'individuazione. Ecco, questo è importante soprattutto se si pensa che l'idea dominante attuale è l'idea di porre in parallelo la mente, il suo funzionamento, con quello dei computer. In questa teoria non è così, l'individuazione è estremamente forte, molto specifica. In qualche modo l'identità non è riducibile al comportamento di un computer, di un calcolatore. Riguadagna in qualche modo umanità, ecco, potremmo dire un pochino questo. Dottor Sconci, il rapporto tra psicologia, scienza, neuroscienza e fede? Ma è un rapporto abbastanza complesso e soprattutto pone dei problemi che ancora non sono stati risolti. Però in questo periodo storico c'è proprio la necessità di mettere insieme queste voci che per tanti anni sono state discordanti, ma in questo momento necessitano di una sintesi, perché non possiamo dimenticarci che i problemi morali, il pensiero e l'organizzazione cerebrale sembrano discordanti, sembrano elementi completamente contraddittori, ma invece fanno parte di una sintesi di bellezza, di coordinamento che ci facilita sia la conoscenza del mondo, del bello che è fuori di noi, ma anche ci prospetta dei significati che possono anche portarci
ha dei concetti di trascendenza. Sono tutti elementi che rappresentano la pochezza del nostro sapere, e quindi io penso che, rimanendo nel tema, sarebbe il caso che la psicologia, la psichiatria, tutte le scienze umane, nel momento in cui affrontano un problema tanto grande e complicato come la coscienza, facciano un passo indietro nella loro presunzione, invece lo facciano molto avanti nella consapevolezza di sapere ancora molto poco. Senatore Pagano, qual è il contributo che l'Accademia delle Scienze può portare alla Regione Abruzzo? Io ho creduto nell'Accademia delle Scienze sin dall'inizio, quando il professor Russo Spena, insieme ad altri suoi colleghi, venne a trovarmi. All'epoca ero presidente del Consiglio regionale e mi illustrarono l'idea che anche in Abruzzo potesse nascere un'Accademia delle Scienze con una pluralità di docenti universitari, anche di facoltà differenti, ma comunque che potevano integrarsi tra loro. Fu per questo motivo istituito con legge il conferimento dell'ufficialità dell'Accademia delle Scienze in Abruzzo, e da allora ha avuto una serie di iniziative anche per esempio con la Regione Marche, oltre che con la Regione Abruzzo. Io credo che oggi il tema di oggi è, come dire, il rapporto tra scienza e religione, che poi è un vecchio dilemma nel quale, come dire, i nostri scienziati e i nostri ricercatori si dibattono da sempre, ma credo che al di là di tutto l'Abruzzo abbia bisogno che i tanti docenti universitari, i tanti professori che insegnano in questa regione possano essere utili anche a uno sviluppo culturale della nostra regione, che quindi operino anche al di fuori del contesto accademico.